Un misterioso dono del solstizio, la farfalla dorata del Monte Caprione è tornata a brillare sul menhir. Estate, tempo di vacanza, è divertente andare al mare, nuotare e tuffarsi, ma è piacevole anche leggere un bel libro sotto l'ombrellone o un albero frondoso. Sono state premiate le scuole che hanno partecipato al concorso del secolo XIX sulla gatta di strada Nostromo, la mascotte di Lerici. Gli abitanti di Porto Venere e dintorni, i numerosi turisti, sono in attesa della nascita di un pullo. La goletta verde ha consegnato al sindaco di Vernassa le 5 vele di Legambiente. Ultimissime notizie. Terremoto a La Spezia, di 4° sulla scala Richter. Quest'anno, nei giorni del solstizio, si è rinnovato l'appuntamento con la farfalla dorata, che è ritornata a posarsi sulla grande pietra del Monte Caprione, nella cintura collinare di Lerici. Puntualmente la farfalla di luce appare su un menhir, quando la luce del tramonto attraversa la feritoia formata dal quadrilite di un complesso megalitico, situato a poche decine di metri dai resti della pieve medievale di San Lorenzo del Caprione. Per saperne di più ascoltate Matilde, vi ha il filmato. Il complesso megalitico è stato scoperto e recuperato alla fine degli anni 90 dal professor Enrico Calzolari, durante le sue lunghe passeggiate di studio, alla ricerca di tracce del passato. Mentre camminava nei sentieri del Monte Caprione, nell'ora del tramonto, ha notato 4 pietre che formavano un quadrilite. Vedi immagine. La luce del sole, passando in mezzo alla feritoia, andava a proiettare la forma di una farfalla dorata sul menhir che sorgeva di fronte al megalite. L'immagine piena si può ammirare tra il 20 e il 26 giugno. Se il tempo fosse nuvoloso fino a luglio, c'è ancora tempo per godersi lo spettacolo, anche se la farfalla avrà dimensioni ridotte. Io ho avuto la fortuna di assistere a questo fantastico spettacolo naturale e posso dirvi che è un'occasione da non perdere. Anche quest'anno l'afflusso di turisti è stato notevole. Nei giorni 24, 25 e 26 giugno i visitatori hanno potuto assistere a questo affascinante fenomeno grazie alla presenza del sole. Le persone che si sono recate sul sito hanno potuto usufruire della guida preziosa di 3 esperti eccezionali, Angelo Tonelli, Gino Cabano ed Enrico Calzolari, che si sono alternate nei 3 giorni arricchendo con le loro spiegazioni questo cammino, a ritroso nella storia. Se qualche appassionato di questi fenomeni non avesse potuto partecipare di persona a questo evento, può consultare su Google Farfalla Dorata del Monte Caprione Lerici su YouTube. Nel mese di giugno si sono concluse tante attività che hanno visto come protagonisti gli studenti di ogni ordine e grado. Cominciamo col presentarvi le scuole vincitrici del concorso del secolo XIX, dedicato alla bellissima gatta di strada Nostromo, una creatura libera e innamorata di Lerici, considerata la mascotte del Borgo Marinaro, scomparsa da poco. Si poteva incontrare Nostromo in mezzo ai bagnanti o ai passanti, o accoccolata al sole sul muretto che corre lungo il litorale, come se guardasse il mare, o appisolata sulla tolda di un'imbarcazione. Gli elaborati dei ragazzi hanno reso omaggio sia a Nostromo, che a Lerici, immaginando la gatta come uno spirito custode di Lerici, con le case raccolte fra le sue zampe morbide. Anche gli studenti del liceo artistico Spezzino hanno presentato fuori concorso dei bozzetti interessanti da utilizzare nella targa. Speriamo che il comune di Lerici venga incontro a tutti gli amici di Nostromo, grandi e piccoli. La foto d'autore scattata da Matteo Trombello 2 anni fa alla gatta di strada Nostromo, mentre comodamente sdraiata sul muretto, sbadiglia soddisfatta. È stato premio per la madrina del concorso annuale proposto dal secolo XIX alle scuole. Il concorso, che si è da poco concluso, ha visto la premiazione delle scuole del Favaro e di Follo per i bozzetti più originali, dedicati proprio alla micia, da poco scomparsa. In tanti liricini e non chiedono che a Nostromo venga dedicata una targa. Fuori concorso, i liceali dell'artistico Cardarelli hanno realizzato degli splendidi bozzetti molto interessanti. La premiazione di Burattinando si è conclusa con uno spettacolo che ha visto come protagonista Nostromo, con la sembianza di un burattino. Restiamo al mare per parlarvi della coppia di Sule che hanno fatto anche quest'anno il nido su una barca a Porto Venere. Ve ne parlerà Anna.
Mai nessun uovo fu tanto atteso come quello delle due sule Nelson e Rhodes, spiati in diretta ogni giorno grazie a una webcam attiva sia come controllo, sia per seguire l'evento eccezionale della quarta nidificazione dei due uccelli marini, che dal 2013 fanno nido a Porto Venere su una barca. Le sule sono tre, la terza sarebbe la cosiddetta zittella, che di solito alloggia in una barca a pochi metri di distanza. Per il momento si accontenta di galleggiare vicino agli altri due uccelli. Nelson e Rhodes sono bellissimi volatili. Tre piccoli sono già nati a Porto Venere dopo tentativi precedenti andati a vuoto, anche a causa delle distruzioni dei nidi. Il fatto è eccezionale perché mai prima le sule avevano fatto il nido in un borgo abitato nel Mediterraneo. Preferivano gli scogli e le isolette. Nelson e Rhodes si corteggiano, hanno amoreggiato e curano con affetto quel nido fatto, ahimè, di poco legno e tanta plastica, a conferma di quanto il nostro mare sia così urbanizzato. Sono adorabili, continui baci e scambi di attenzioni, stanno vicini a volte, svolazzano e si sgranchiscono le ali e le zampette. Questi atteggiamenti affettuosi fanno pensare all'arrivo di un nuovo fullo. Le fotografie sono tutte di Ercole Boso e le potete trovare su internet. La coppia ha fatto un nuovo nido in una barca messa a disposizione da Carlo ed è stata modificata per renderla inaffondabile, oltre che da Carlo, da Maurizio e da Roberto. Molti volontari presidiano quasi giornalmente la barca, dai pontili della sportiva di Porto Venere. Ma per il momento non ci sono novità, forse perché quest'anno le due sule sono arrivate in ritardo. La sula sta ancora covando e la cova dura dai 40 ai 43 giorni. Speriamo di avere presto buone notizie. Parliamo ancora di mare per darvi una bella notizia. A Vernazza sono state consegnate le 5 vele di Lega Ambiente. Goletta Verde, con base a Porto Venere, ha fatto visita in questi giorni al Golfo Spezzino. In occasione della presentazione della Guida Blu, Il mare più bello, realizzata da Lega Ambiente e dal Touring Club, sono state consegnate dal sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco, le per 100 vele. Vernazza ha meritato questo riconoscimento perché offre servizi nel pieno rispetto dell'ambiente e un'enogastronomia di alto livello. Il servizio di depurazione delle acque è stato potenziato, sia a Vernazza che a Corniglia. Inoltre, sono state avviate tante iniziative per sensibilizzare i ragazzi delle scuole primarie alla biodiversità e in particolare ai mammiferi marini. È il momento delle rubriche. Le riprese sono state fatte dai nostri redattori, Damiano, Emanuele, Greta, Lucia e Marta, via il filmato. La rubrica della solidarietà ci presenta un'iniziativa che viene dal Canada. Tara Smith Atkins, una signora canadese che vive ad Halifax, ha avuto una brillante idea mentre stava preparando la festa di compleanno della figlia. Faceva molto freddo quel giorno ed ha pensato alle tante persone che non avrebbero avuto niente per ripararsi. Allora ha stretto la cerniera delle giacche pesanti che si era procurata intorno ai lampioni e ha legato al bavero un biglietto su cui era scritto: «Non sono oggetti smarriti, sei freddo e non sai come coprirti, prendi pure, questa è per te». Poi ha scattato una foto e l'ha pubblicata su Facebook e Twitter. L'hanno vista 10 milioni di persone e i cappotti ai pesi e ai pali della luce per il senzatetto sono comparsi negli Stati Uniti e anche nel nord dell'Inghilterra. In seguito, con i genitori dei compagni di scuola della sua bambina, ha organizzato la raccolta dei vestiti e la spedizione per sistemarli nelle strade della città. Poi lei e le altre mamme hanno detto con semplicità ai giornalisti che la loro iniziativa aveva lo scopo di insegnare ai propri figli il valore della solidarietà. La rubrica degli animali è dedicata alla tartaruga Emis, originaria della piana di Albenga, cittadina della Liguria. Alla fine del mese di maggio, 40 esemplari della testuggine palustre Emis orbicularis, nati 3 anni fa durante il primo progetto Emis, sono stati rilasciati in un habitat naturale presso la piana di Albenga. Lo scopo di questo progetto europeo, a cui partecipano l'Acquario di Genova, il Parco di Montemarcello Magra e lo Zoo di Pistoia, è proteggere la testuggine palustre Emis, eliminando la specie aliene, cioè quelle testuggini acquatiche esotiche acquistate come animali da compagnia e poi rilasciate in natura quando diventavano un fastidio, un problema, soprattutto con l'arrivo delle vacanze. Il progetto sarà realizzato con la cattura delle testuggini palustri aliene e il loro trasferimento presso lo stagno creato nel giardino zoologico di Pistoia. In seguito verrà migliorata la qualità dell'habitat e dei luoghi di nidificazione con il taglio di erba e arbusti e la creazione di spazi protetti dove gli animali possono stare al sole.
Tutti gli esemplari rilasciati avranno un microchip e alcuni di essi verranno dotati di una piccola trasmittente per seguirne gli spostamenti in natura. Per la rubrica Un libro ti aiuta a non diventare una facile preda, vi presentiamo Olga di Carta, Il viaggio straordinario, di Elisabetta Agnoni, Salani Editore. Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una dote speciale. Sa raccontare storie meravigliose, da sembrare vere. Leggendolo può capitare che un tasso sappia parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso voglia essere sarto. Un giorno, per consolare il suo amico Bruco, Olga inizia un racconto che parla di una bambina di carta che porta il suo nome. Olga di Carta ha un grande desiderio, diventare una bambina in carne ed ossa, e per realizzarlo è disposta ad intraprendere un lungo viaggio alla ricerca della maga Ausonia, l'unico in grado di aiutarla. Olga di Carta incontrerà singolari personaggi, avventure emozionanti e capirà tante cose della vita. La saggia Tomeo, barbiera del villaggio, sostiene che Olga crei le sue storie intorno ai fantasmi della sua infanzia, perché non facciano più paura. Per questo i racconti di Olga hanno tanto successo, perché sconfiggono mostri in realtà spaventano tutti, piccoli e grandi. Per questo i racconti di Olga hanno tanto successo, perché sconfiggono mostri che in realtà spaventano tutti, piccoli e grandi. Ora vi leggeremo alcune frasi scritte su internet da lettori entusiasti. Questa storia arriva direttamente al cuore, che usa immagini semplici per parlare di argomenti difficili, che si serve della finzione per arrivare alla verità. Il viaggio di Olga di Carta diventerà il nostro viaggio, un cammino alla ricerca di ciò che conta veramente, di quelle piccole cose davvero indispensabili, sulle quali non si può riflettere mai abbastanza. E sarà proprio un foglietto di carta, un piccolo essere che ha paura del vento ed è terrorizzato dall'acqua, a farci provare grandi emozioni e a suscitare i nostri riflessi inaspettate. In fondo ognuno di noi ha le sue debolezze, ma sono proprio queste a renderci unici e speciali, perché la normalità non esiste ed essere diversi è un dono meraviglioso. Per questo Olga di Carta è un libro che può affascinare i lettori di qualsiasi età, e Olga sarà un indimenticabile compagna di viaggio proprio ora che sta per iniziare l'estate. La rubrica della salute è dedicata ai selfie. Ma davvero i selfie possono fare male alla pelle? L'allarme è stato lanciato da una donna inglese che, a forza di farsi selfie, il suo viso è invecchiato. Questo è per colpa delle radiazioni elettromagnetiche emesse dai telefonini e dai computer. Il dermatologo Leonardo Celleno, che lavora nel centro di ricerca di Cosmesi nell'Università Cattolica a Gemelli di Roma, afferma che può essere possibile. È noto che le onde elettromagnetiche e le radiazioni di cui è costituita la luce possono danneggiare la nostra pelle. Mancano però degli studi che possono specificare l'argomento. È risaputo che esporsi alla luce del sole può essere bello, comodo, ma bisogna mettersi la crema. Infatti questo è un buon metodo per non scottarsi. Però la luce emessa dai telefonini e dai computer non si può fermare, perché non c'è la crema che praticamente può toglierti, può proteggerti dalle radiazioni. Questo è impossibile. Cioè, a meno che non li creano gli scienziati, non credo proprio. Allora, mi raccomando, bisogna fare prudenza con i computer, la luce dei computer, la luce dei telefonini, perché altrimenti ci si può invecchiare. Mi raccomando, abbiate prudenza, non come quella donna inglese che si faceva 50 selfie al giorno. Mi raccomando, il vostro corpo è come una macchina e se non vi prendete
cura della vostra salute non funziona più. Ultimissima notizia. Proprio oggi che stiamo registrando, giovedì 23 giugno, si è verificato un terremoto di magnitudo 4 alle 16.37, con epicentro a 9 km di profondità, tra i comuni di Santo Stefano Magra, Bolano e Vezzano Ligure. Noi redattori abbiamo avvertito la scossa principale, alla quale ne sono seguite alcune più piccole, di assestamento, proprio mentre stavamo venendo in sede a Teleliguria Sud. Grazie per l'attenzione e arrivederci a presto.